Al sesto mese, Dio mandò l'angelo Gabriele in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine sposa di un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide. Il nome della vergine era Maria. Entrò da lei e le disse: «Salve, piena di grazia, il Signore è con te». Per tali parole ella rimase turbata e si domandava che cosa significasse un tale saluto. Ma l'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai nel grembo e darai alla luce un figlio. Lo chiamerai Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato Figlio dell'Altissimo». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché io non conosco uomo?» L'angelo le rispose: «Lo Spirito Santo scenderà sopra di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò quello che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia, e lei, che era ritenuta sterile, è già al sesto mese. Nessuna cosa, infatti, è impossibile a Dio». Disse allora Maria: «Ecco la serva del Signore, si faccia di me come hai detto tu». E l'angelo si allontanò da lei.